Buongiorno, ben ritrovati da Nicola Paolillo. Facciamo un piccolo corso di apologetica difesa della fede e oggi, tra i vari temi, affrontiamo un tema abbastanza particolare, delicato. Chiaramente, la mia non vuole essere un'offesa, soprattutto per i miei fratelli, ecco, nella fede cattolici, però, l'amore per la verità, mi porta anche ad esprimere quello che penso nei riguardi, ecco, di questo fenomeno. Dobbiamo tenere presente che la mia vuole essere un'esortazione, vuole essere appunto un invito. E proprio perché vuole essere un invito, vi consiglio, per chi non l'avesse fatto, di acquistare su Amazon questo mio libro che è stato pubblicato a gennaio, che si chiama Pietre Vive, il cristiano e il suo ruolo tra teologia e psicologia, edito dalle edizioni Crocevia. È un ausilio, un sussidio, soprattutto per riscuotere la comunità cristiana e risvegliarla. Ecco la sua torpore, c'è cioè dal lassismo, è un incoraggiamento che utilizzo, soprattutto ecco, per quei cattolici che sono cattolici nominali. Oggi noi affrontiamo un tema che ha per titolo Perché alcuni cattolici se ne vanno con le sette e abbandonano la fede. È prossimo, ad esempio, il mio video dove io parlo il motivo per il quale le persone abbandonano la fede. Oggi invece noi affrontiamo questo tema. Ecco, la domanda che ci poniamo è la seguente: perché proliferano le sette religiose? Qui non parlo io di chiese storiche, eh? Proliferano le sette religiose, perché quindi tanti cattolici se ne vanno con le sette? Innanzitutto, una delle varie motivazioni che possiamo elencare è dovuta all'ignoranza religiosa. A me di quello che insegna la Chiesa non mi interessa, vado a messa, partecipo ai sacramenti, ogni tanto vado a qualche funerale e finisce la storia. Chi si è visto, si è visto. C'è anche un problema di abbandono, abbandono da parte appunto anche dei pastori, che come afferma Giovanni capitolo 10, a volte si possono trasformare anche in mercenari. Vedono che il lupo arriva e se ne scappano perché le pecore non sono loro, non appartengono. Giovanni capitolo 10. C'è anche una questione di indolenza e anche di vigliaccheria o di pigrizia, ma a volte gli studiosi, anche come ha fatto notare Padre Amatulli, il grande apologeta dell'America Latina, c'è anche l'intervento da parte degli Stati Uniti. Perché? Adesso andiamo a spiegare un po' di più. Innanzitutto l'intervento degli Stati Uniti perché? Contro la presa di coscienza da parte delle masse popolari, ecco lui descrive questo testuali parole, si servono delle sette per assopire la coscienza dei poveri. Nelle loro mani la Bibbia è come una droga affinché la gente si distragga dai problemi reali e si senta soddisfatta al pensiero della vita eterna. Ma tra le altre cause di questa proliferazione anche di questi gruppi religiosi non cattolici, elenchiamo mancanza di organizzazione da parte dei cattolici. Assistiamo ad un disordine totale. Poi voi vedete che altri gruppi non cattolici, mormoni, testimoni di Geova, avventisti e tanti altri, sono organizzati, prendono appunti, sanno dove devono andare, mettono lo stand, mettono il gazebo, fanno questo e quest'altro. Seconda motivazione, c'è molto molto culto e poco insegnamento. Io prego tanto tanto, ma nessuno mi insegna perché prego, il motivo per il quale prego. Poi, terza motivazione, assistiamo ad un eccessivo clericalismo. Nella Chiesa si dice il laico niente e il prete tutto. Questo è un problema da risolvere. E poi, poca partecipazione dei laici. Stai al posto tuo, non fare niente, valgo io, mettiamo i bastoni tra le ruote. Ti mettiamo appunto, ti accantoniamo fuori, e allora la persona dice: ma che devo andare a fare in chiesa? Che motivazione c'è? Perché devo entrare in chiesa? Questa è anche una delle varie motivazioni. Ed è per questo che per chiarire i dubbi, per chiarire, diciamo, è così, i dubbi che sorgono nel campo della fede, si invita a fare un corso biblico di base. Questa non è invenzione. La Bibbia stessa dice di dare ragione, fare apologia, difesa della nostra speranza, della nostra fede. Primo Pietro capitolo 3, versetto 15. Ci sono tante scritture, come dice anche Paolo, così non siamo buttati via, sballottati qua e là da qualsiasi vento di dottrina. Ora,
Oppure la stessa Bibbia in Atti capitolo 17 dice: accertatevi di ogni cosa. Noi dobbiamo capire il motivo per il quale crediamo, in chi crediamo. Non può essere soltanto sentimentalismo e basta, altrimenti la ragione a che serve? Innanzitutto, ognuno di noi, come sottolinea anche Padre Matulli, può arginare e dare una soluzione a questo proliferare di gruppi religiosi non cattolici che comunque ci chiamano in discussione, ci chiamano in causa. Ecco, Padre Matulli afferma: basta con il clericalismo. Nella Chiesa tutti abbiamo diritto a lavorare. Tutti. Un conto è il sacerdozio ministeriale, altra cosa è quello regale, di cui anche io partecipo in quanto battezzato. Le linee di azione che promuove Matulli e tanti altri padri missionari quali sono? Promuovere un culto più vivo e partecipato. Basta con queste facce mosce. Basta, come ce l'ho pure io intanto. Diffondere fra tutti i membri della Chiesa una vera esperienza di Dio. E noi notiamo che il rinnovamento nello Spirito su questo ci dà un bellissimo schiaffo morale o i derivati. Diffondere in tutti lo spirito missionario. Devi andare anche tu, sei chiamato anche tu alla missione. Non possiamo abbandonare quello che hanno fatto i padri che venivano prima di noi, i nostri predecessori. Favorire le piccole comunità cristiane, favorire il sorgere di veri leaders laici. Ti do una dignità, ti do un valore. Nicola, sei bravo a fare questo, ti affido questo gruppo. Giuseppe, sei bravo a fare questo, ti affido questo gruppo. Moltiplicare i centri di formazione per laici. C'è bisogno di studiare la Bibbia, di capire la dottrina della Chiesa. Costituire commissioni di promozione e difesa della fede, non un qualcosa di fanatismo. Costituiamo, ci sono i centri, il GRIS, c'è il Pi Greco, ci sono i centri che promuovono gli apostoli della parola o tanti altri gruppi missionari. Allora lasciamoli andare avanti, non mettiamo il bastone tra le ruote. Promuovere visite domiciliari, andare alla ricerca delle persone che non stanno bene, entrare in casa, non fare la dottrina, ma chiedere come stai e poi spiegargli il motivo della tua fede. Promuovere incontri e corsi di coscientizzazione e preparazione sul protestantesimo, che è uno schiaffo morale per noi cattolici. Utilizzare al massimo il materiale esistente, poi sul problema anche delle sette, libri, opuscoli, cassette. Promuovere preghiere in favore dell'unità dei cristiani. Questo ecumenismo, che è bellissimo, padre, che tutti siano una cosa sola. Noi promuoviamo l'ecumenismo tra le confessioni cristiane. Poi abbiamo anche il dialogo interreligioso, che questo invece riguarda le religioni mondiali, ma il dialogo ecumenico è riscoprire l'unità. Un video precedente che ho fatto a corso sulle sette movimenti religiosi, su questo io lo spiego, ed è proprio per questo, cari miei, non possiamo noi favorire l'ecumenismo se non abbiamo un'identità come cattolici, se non capiamo chi siamo. Se io, quando qualcuno mi chiede ragione della mia speranza, demando a tutto, non mi interessa, ho il rosario, ho capito. Ma non può bastare soltanto questo, c'è bisogno anche di azione, c'è bisogno di linee guida. Proprio per questo vi invito a farvi scudo di questo libro, che in italiano, come vi dicevo, ha soltanto una versione ridotta, che si chiama La risposta si trova nella Bibbia. Presenta un'ottantina di domande che il fedele non cattolico, ma anche il cattolico si pone, ad esempio: unità e unicità della Chiesa, perché abbiamo bisogno della gerarchia, che cosa è Bibbia, Bibbia, qual è la tradizione? Perché devo dare retta alla tradizione? Spiega il motivo per il quale mi devo confessare da un prete, perché battezzare i bambini, perché chiamare padre un sacerdote, tutte cose che voi vedrete anche all'interno di questi video, anche in maniera un pochino più approfondita. Quindi mi raccomando, cattolico, mi rivolgo a te, vivi, difendi, annuncia la tua fede. Non possiamo essere cattolici nominali. I testimoni di Geova, quelli che magari non fanno niente, li chiamano inattivi. È lo stesso modo anche tra i cattolici. Ci sono cattolici inattivi, cattolici che non hanno un risveglio. Io, per esperienza personale, vi dico: quando ho fatto un corso biblico nella mia città d'origine, c'era una persona che partecipava ad un gruppo di rinnovamento nello spirito, al quale abbiamo impartito un corso biblico. Tenendo presente il fatto della Chiesa, visto che quei tipi di preghiere sono simili, abbiamo emulato noi dal mondo pentecostale, perché è giusto dire così. Questa persona mi ha detto: meno male che tu mi hai fatto questo corso, mi hai fatto capire, altrimenti io me ne sarei andato dai pentecostali. Mamma mia, non è possibile ragionare così. Non è possibile ragionare così. Dobbiamo conoscere la nostra fede. Per
per poi, chiaramente, una volta conosciuta, imparare a viverla. Noi vi salutiamo, io vi saluto e spero che abbiate davvero compreso il motivo di questo mio infondervi il coraggio. Grazie, se vi è piaciuto il video lasciate un like, altrimenti fa niente, cioè, diciamo che non mi sento un fallito. Arrivederci.